Ed eccomi a San Pietroburgo, in compagnia di Pilar, mia compagna di viaggio. Insieme progettiamo una meticolosa visita dell'Hermitage. Quale luogo migliore per iniziare il mio viaggio verso New York? Qui troviamo una bella e completa mostra su Picasso. Rivedo il ritratto di Olga Koklova che ammirai a Venezia nel 1998 e poi quello di Dora Maar. Più avanti, nella nostra visita museale, troviamo la danza di Matisse, amico e rivale di Picasso, un dipinto enorme, bruttissimo. Così, per rifarmi gli occhi, mi metto alla ricerca delle sale dedicate alla pittura italiana. La visita all'Hermitage l'ho trovata complicata e deludente. A mio avviso l'edificio inappropriato. Non vedo l'ora di ritrovarmi al MoMA. E a proposito della Grande Mela, questo non è il primo viaggio che faccio per raggiungerla. Ci provai già nel 2002. Eccomi sul ponte di comando, a debita distanza, dopo i fatti dell'11 settembre 2001, non potei far altro che guardarla con il binocolo. Una città blindata, ancora in assetto di guerra. Ed ecco come ho visto la Statua della Libertà per la prima volta. Ma andiamo avanti. Salutato Picasso all'Hermitage, la tappa successiva, prima di lasciare l'Europa, è Kiel, deliziosa città della Germania del Nord, di grande vocazione marinara e la porta tedesca verso il Mar Baltico. Per me un luogo confortevole e colorato, dove ho vissuto piacevoli giornate, nella luce dei caffè all'aperto. E nei silenzi della bellissima chiesa di Nicolae Kirke, davanti alla quale troneggia un'interessante scultura che rappresenta la vittoria dello spirito sul male. Ma è tempo di partire, il grande Atlantico attende il nostro passaggio. Nelle mie mansioni di ufficiale mi concentro ora sulla navigazione e i giorni passano tranquilli tra le serate di gala e il lavoro in control room. Tutto procede bene. La meta è vicina. Dopo una settimana di navigazione, eccomi a Boston. Erano 8 anni che non mettevo piede sul suolo americano e approfitto del tempo a disposizione per visitare il centro della città e lasciarmi ispirare dalle solide geometrie della metropoli. Ancora un braccio di mare ed eccomi finalmente alla meta, ad accogliermi ovviamente una luminosa Statua della Libertà. Non perdo tempo, prendo un taxi al volo e mi fiondo a Times Square, punto di partenza per dare il via alle mie esplorazioni. Dopo l'iniziale stupore nel vedere la piazza più famosa del mondo, mi avvio per una bella passeggiata alla volta del Chrysler, il primo grattacielo che mi è venuto in mente. Imboccata la 42esima, dopo un po' già comincio a vederlo da lontano, con il suo profilo metallico e appuntito, e credetemi, era per me impossibile non fare un paragone tutto mio con Via del Babuino a Roma. Mi sono fermato per scattare qualche foto e nel vedere Topolino e Minnie che fanno amicizia con i passanti, mi è sembrato tutto meravigliosamente fantastico. Poi nella mente una parola, Marvel. Avvertivo sensazioni particolari e mi chiedevo, guardando quell'estremità appuntita, dove fossero mai le cineprese. Sono in un film e con la netta sensazione di ritrovarmi da un momento all'altro circondato da una folla sbalordita nel vedere sfrecciare sulle proprie teste lo stupefacente uomo ragno. Ma è solo un abbagliante raggio di sole che si infrange sulla scura sagome di anonimi grattacieli. Mi incammino a piedi per la Fifth Avenue per raggiungere poi il Guggenheim, dove è in corso una bellissima mostra dedicata all'arte europea tra le due guerre, dal titolo Caos e Classicismo, una rassegna di altissimo livello e soprattutto di grandissimo interesse per il pubblico americano, perché tratta di un periodo del Novecento europeo per loro pressoché sconosciuto. Per me invece un grande piacere nel ritrovare i maggiori artisti che in appena un ventennio
diedero vita a un diffuso movimento di restaurazione e di reazione contro gli esiti formali e teorici del radicalismo avanguardista. Una mostra straordinaria che sottolinea il ruolo di primo piano che raggiunse la figurazione in quegli anni. Un ritorno all'ordine e al restauro dei motivi classici nelle opere di Morandi, Picasso, i bellissimi gladiatori di De Chirico, i novecentisti, Oppi e Funi, e poi una sorpresa, l'amante dell'ingegnere, delizioso quadretto di Carlo Carrà già visto da Peggy a Venezia nel 98. Giorni dopo mi ritrovo al Rockefeller Center con le sue facciate vertiginose, le fontane e le sculture dorate, simbolo di lusso e potere. E qui rivedo nei suoi ampi spazi la figura di Jean-Michel Basquiat, unico artista nero che in quei favolosi anni Ottanta riuscì ad ascendere all'Olimpo delle star, tra i grandi pittori internazionali. E come lui, con la fantasia, anche io ho lasciato il mio personale graffito. Ma Seymour è morto, il tempo passa in fretta, avrei un milione di cose da fare e da vedere, sono certo di non farcela. Allora rubo un taxi già prenotato per ritornare a Times Square, questa volta per vivere a fondo la piazza, i suoi colori, le insegne luminose, così mi piazzo come un poliziotto di quartiere, perché voglio conoscere le persone che la vivono, i personaggi che la caratterizzano, come questo agente addetto alla sicurezza, cordiale e disponibile, abituato alle domande dei turisti, ma non ho voluto esagerare, nel timore di sentirmi dire: Levati dalle palle, Maio. così ho continuato la mia perlustrazione lungo tutto il perimetro della piazza, alla ricerca di ispirazione e dettagli inediti da poter annotare sul mio taccuino. Ma questo non è l'unico luogo in programma da visitare. In questo viaggio c'è infatti il grande vuoto lasciato dalle torri gemelle che mi attende. Non avrei mai sperato un giorno di ritrovarmi proprio lì, dove il simbolo della libertà è crollato miseramente. Sono passati 9 anni e ne rimane una grande tela che dipinsi un mese dopo l'evento. Eccola qui, ancora oggi alle pareti del mio studio. Sono stato al World Trade Center per meditare quel grande vuoto, cercando di immaginare come sarebbe stato bello guardare quelle torri altissime e che avevano la mia stessa età. Ho ritrovato in questa brutta New York lo stesso vuoto che c'era dentro di me. Immenso, vorace, terribile, saturo di nulla. Ho quindi cercato di sfuggire da tutta quella foresta di metallo, di edifici silenziosi, di finestre, di luci, di anime nascoste, di squallide strade buie, di grattacieli austeri, anonimi, infiniti. E ho trovato conforto nella vicina cappella di San Paul, circondata, timida, che con le sue lapidi circostanti raccontava secoli di umane speranze, lotte, di folle chiassose, di silenzi assordanti. Ma poi ho visto anche quadri bellissimi e nei musei ho trovato conforto. Entrato al MoMA, mi sono diretto subito nel suo giardino ricco di sculture, da usare come camera di decompressione. Ho conosciuto la spavalderia di Picasso con le sue audaci figlie tribali, l'orgoglio futurista del dinamico Boccioni, le sue forme uniche nella continuità dello spazio. Al sicuro, nella grande art box, ho cercato e trovato la disperazione di Jackson Pollock, le sue grandi tele ricoperte di nervi, di arterie turgide di sangue pulsante, lunghe vene di colore bianco spremute direttamente dal tubetto, scorrono lungo la ruvida e impietosa tela grezza. Sono restato alcune ore a fissare quelle enormi creature, mappe stellari del tormento umano, per poi soffermarmi sulla tela per me più emozionante. Si tratta di Number One del 1948,
Le frenesie, le disperazioni, le tensioni del suo animo sono qui palpabili. Spesse arterie di colore bianco ingabbiano una straordinaria sequenza di impronte delle sue mani, tentativi di esistere, cercando tra la melma della vita un suo posto nel mondo. Rapito dalle vibrazioni emotive di questa opera, sentivo forte il desiderio di indugiare per molte altre ore al suo cospetto. Mi sentivo confortato in quella grande sala del museo, totalmente immerso con lo sguardo e con l'anima in questo dipinto che sentivo più vivo di me. Solo un motivo, poi, mi ha concesso di continuare il percorso: incontrare le stelle di Van Gogh e concludere questa intensa giornata al MoMA. Calata la sera sulla luminosa città che non dorme mai, sono ritornato alla mia nave, al di là del fiume Hudson, per tornare ancora un po' a guardare da lontano le luci della città. Le vibrazioni della nave mi hanno concesso di fare queste foto. La settimana successiva, in una radiosa giornata di sole, sono ritornato in centro con una missione precisa: vivere i quartieri del boom dell'arte, visitare Brooklyn con il suo famoso ponte e cercando di rivivere le atmosfere di quella grande stagione newyorkese. Erano gli inizi degli anni Ottanta. Mentre le gallerie guardavano con grande interesse all'Europa, dove si assisteva ad un nuovo rinascimento della pittura, il mercato dell'arte a New York risultava esplosivo. Infatti era ritenuto chic acquistare opere d'arte, che divennero una forma di investimento al pari dei titoli e azioni. E imposero anche uno stile di vita, e i collezionisti, per essere all'altezza, compravano ciò che era descritto come il meglio, al punto tale che artisti come Kate Haring istituivano vere e proprie liste di attesa. Un boom sostenuto da nuove figure di galleristi speculatori, come ad esempio Mary Boone o Bruno Bischofberger. In quei stessi anni anche io cominciavo a dipingere prima su carta e poi su tela le mie prime opere coloratissime e fantasiose, mentre di tutto quel fantastico mondo newyorkese che sentivo lontanissimo, quasi leggendario, ne conoscevo solo un'immagine iconica, quella del ponte di Brooklyn, che vedevo stilizzato sul mio pacchetto di gomme da masticare. Lo scartavo e guardavo la gomma pensando che il ponte fosse di colore verde e sottile. Un ponte per me distante anni luce dal mio piccolo mondo infantile. Non avrei mai osato anche solo di pensare per un secondo di poterci un giorno camminare sopra. Per questo motivo ho scelto la sponda di Brooklyn per salutare questa straordinaria metropoli e guardare da lontano il suo profilo sterminato. Ma non solo. Con la mia invisible painting ho cancellato per gioco il ponte di Brooklyn e poi mi sono messo con le braccia conserte come per dire: il ponte, io non ne so nulla. Come feci una volta a Barcellona, dove cancellai in pochi minuti tutta la facciata del Museo d'Arte Contemporanea. Poi, svanita l'illusione, aspettai la luce calda di questo tramonto americano prima di lasciare definitivamente la grande mela e ritornare nella mia vecchia Europa.